Buonasera a tutti, sono Roberto e a tutti gli altri, i silenziosi. Come va? Spero tutto bene. Allora, attiviamo qui gameplay. Vediamo se lo vede. Eccolo qua, giornata che poteva andare meglio. Posso immaginare. Oppla, oh Gesù, che botta io ho dato. Si stanno intrecciando i cavi. Ok. Che dobbiamo fare? Ah, già, andare a comprare qualcosa. Di spesa. Sicuramente puoi. Tra l'altro ho detto che stasera dovevo portare Kena. Al massimo a Plague Tale ho portato di nuovo Hollow Knight, ma non ce ne frega proprio niente. Vediamo se Slime ha da vendere qualcosa. Ops. Allora, 500. La lanterna. Oh! La lanterna la prendo più avanti. Perché non ce la faccio adesso. Vediamo prima se c'è qualche altro amuleto. D'altronde decidi tu cosa portare. Certo, ovvio. Amico mio. Perché agire nell'ombra? Sì, tu è che non ti inganno. Sono tutti i potenti cavalieri di gran fama, tremi davanti a me, ma anche no. Mentre tu ti nascondi nel tuo villaggio, sono avventurato. Certo. Fa molto ridere. Buonasera e salute soprattutto. Ciao, Pizzolino, buonasera. Papanara. Allora, fondamentale è questo. Sì, mi dici dove sono le panchine, perché altrimenti vado nel panico e non le trovo. Teletrasporto. No, quello più avanti. Come va, ragazzi? Patmos, Gio. Questo sicuramente. Un altro pezzo di maschera. Boom! Patmos, Gio. È un pay to win questo. Questo mi darà più tempo per. No, mi conviene questo. Ho appena finito anche di giocare a Hollow Knight dopo la sessione di studio. Cosa studi? Cammina solamente qua. Ecco, ora comincio a correre. Deficiente. Comunque andiamo avanti. Dobbiamo vedere un attimo se dobbiamo equipaggiarlo. Però penso di no, perché tra poco dobbiamo fare Ornette. Ci serve l'incantesimo più forte. Quindi per ora questo. Cioè, la quantità di anima è più alto che raccolgo. Sì. Vada. Andiamo a Verdevia. Verdevia, come la volete chiamare voi. Bene, ragazzi, come stai? Ma bene. Cosa sono questi pezzi di maschera? Sono i pezzi. Sono le vite in più che puoi avere. Ti aumenta gli HP praticamente. Studio chimica all'università e sono in procinto di laurearmi. Wow. Io studio biologia e sono in procinto di laurearmi. Entro dicembre, possibilmente. Grazie. Dov'è che dovevo andare? Vai su. Sì, è qua. Ornette mi sta aspettando. Provo a ricaricare un attimo le anime. Non c'è manco lo scatto, che cosa brutta. Però no, no, così non va bene. Vabbè, ho usato l'anima caricata per curarmi, però va bene, ok. Prende. Ok,
cazzo, mi attacchi due volte. Ok. Biologia, interessante. Ogni 4 mesi che una vita X, è vero. Cosa vorresti fare dopo? Biotecnologie mediche. Andiamo a creare un po' di vaccini. L'ho appena fatta per Devi, è sempre piacevole e rilassante. Assolutamente sì. Mamma mia. Quella che mi angoscia invece o è il tipo l'antico bacino o anche la città delle lacrime, penso, sì. Quella. Comunque, quello è un altro cavaliere che ha fallito miseramente prima di noi. E sì. Adesso sentiremo una delle canzoni più belle, secondo me, del gioco. Una delle tante. Cioè, quella del combattimento. Combattimento. Devo fare uno starnuto. Comunque, quella del combattimento contro Hornet, scusatemi. Una delle più belle in assoluto, però, è sicuramente quella di Grimm. Quella è potentissima. Ok, non devo starnutire. Cioè, non posso startare un combattimento se devo starnutire. Mi dispiace. Mannaggia. Tra l'altro, sempre avere i fagioletti, ragazzi. Sempre. Per diversi scopi. Scusate. Scusate, ragazzi. Periodo dell'allergia per me. Lui è di biologia. Nel vaccino ci vorrei un ripetitore 5G, grazie. Già al 6G stiamo pensando noi, comunque va bene. Caserta. Esattamente, era un gioco di parole. Fermo lì, giusto? Drossi e Kalimo. Va bene, lo mi avvicino, però non me lo dire così. Io sono sensibile a queste cose. Ti ho visto avanzare sentitamente, non è in agguato. Questo antico riame, qualcosa di terribile sta per risvegliarsi, posso sentirlo nell'aria. No, quella sono stata io poco prima. So cosa sei, so cosa vuoi fare, ma non posso permetterlo. Prego, sposami. Sì, il song sarà tipo... sarà tipo un must da giocare. Impiegata, eh. Va benissimo. Ho sottovalutata, ok. Che cazzo era? Come ho fatto ad attaccare in alto? Che cazzo è? Ok, doppio salto, giusto? No, lo scatto, mannaggia, è vero. Ali di falena. Interessante. Grazie. Muerti mamma di matteca sotto. Quelle forze spezzate in gigli. Non possono essere infranti. Devono essere infranti. Piccola ombra, lasciaci dormire. Torna nell'oscurità, dove provieni, lasciaci in pace. Questi sono i tre protettori del cazzo. Non del cazzo, nel senso del santuario. Dove è rinchiuso, appunto. Esattamente. Era la bestia. Era la bestia, la madre di Hornet, signori. Un solo danno, non male. Nel panto ne ha fatto tutti i boss. Tutti i boss no hit? Allora, alcuni sì, allora ne ho presi due, da due boss ho preso hit, non mi ricordo quali, porca miseria. Uno è sicuramente quello dell'alveare, non mi ricordo mai come si chiama, quello è troppo veloce. Comunque, grazie mille per i ride, Ventus the best, grazie mille. E quello è proprio troppo veloce, ma infatti anche farlo normale... è un dito nel capranzi. Ok. Tutti i miei amati Geo. Oh no. Grazie per i ride, protettori del cazzo. Ciao, buonasera. Come va? A
parte che qua mi pare che più avanti si sblocca, però sta cosa potevano tipo toglierla. Però mi pare che più avanti si toglie, ma non cadere così, cavaliere. Ok. Claire Leonard. Oddio. Leonard, grazie mille per il follow. Meraviglia Hollow Knight. Madonna, sì. Sì che lo è. Madonna, che bello. Finalmente conoscere qualcuno che la pensa come me. È il mio gioco preferito, ragazzi. Ok. Mi sono ripresa dal sogno avverato. Il lago di Urn. Del Lumacone. Belle. Belle. Scusa, che stavi guardando così bene. Ah, tra l'altro, sentiamo dentro. Troviamo Quirrell, che ci dice... ma fuori c'è un tipo... molto strano. Nami nobis. Sì, ma che entrambi siamo... sì. Non riesco quasi a credere che queste vecchie sale possano andare nel lago così... Tra l'altro, il lago, noi possiamo anche... entrarci dentro dopo aver preso la lacrima di Isma. Che c'è una zona segreta. In fondo, a sinistra. Guarda che è lunghissimo, ci sono tantissime cose da fare, è vero. L'unico fatto è che... no, è quello che lo rende ancora più bello. Comunque, un attimo, mi ha dato appena spazio agli ultimi giochi preferiti. Lo è per davvero, per la lore, per il genere che ricopre. Ho altrimenti pensato che dopo averlo platinato, il fatto che non ho fatto... Anche io. Io l'ho patinato due volte. Sono proprio una fan sfegatata. Giusto così per essere sicuri, raga, non si sa mai. Tu stai ancora qua? Però non così, non così, frate, non così. Così no, così no, così no. Oh, attacca. Ah, ok. Attacca. Grazie, Perigeo. Grazie mille per la donazione. grazie per il follow, Angel Best. Troppo energy per essere un bel boss. Quale? Zone segrete per andare avanti bisogna... Sì, è vero, fondamentalmente è così. Troppo energy... assolutamente non avevo potere, allora no. Io ho finito tre volte, ma poi ho abbandonato perché è veramente troppo lungo. Oddio, troppo lungo. In realtà tu puoi finire Hollow Knight senza fare per forza tutti i boss. Per esempio, zone come quella dell'alveare, tu puoi anche non farla per finire il gioco, quindi... perfetto. Puoi andare anche diritto verso il boss. Più che altro, cioè, ti vai a perdere tutti quegli amuleti che magari ti rendono il tragitto molto più semplice. Pensare che è una casa. Ancora niente di seguito, purtroppo. Molto probabilmente uscirà a febbraio 2022. Ci sono stati dei leaker che hanno scoperto della data. Sconfitto probabilmente alle 4 del mattino. Oddio. Io ricordo che ho impiegato 2 settimane per sconfiggere quel maledetto boss. Sì, è una cosa indipendente il team share, assolutamente. Ah, lo splendore! E beh, sempre tutto Hollow Knight, è vero. Ecco, quello... La cosa bella è che se vuoi ottenere tutti i finali, devi farti veramente quel boss mostruoso. Non so, penso per 2 volte almeno. O 3. E quello è un bel dito. Profondissimo. Non mi voglio perdere, per cortesia, E qua non ci vuole niente. Ma perché sto tornando di qua? Se c'era la... Vabbè, dai. Ormai. Infatti, manco si può... Giulia, dove stai con la testa oggi? Scusate, ragazzi. È l'emozione di poter condividere questa mia passione. L'unica pecca del gioco che... Cioè, l'unica pecca, che poi è normalissima, una cosa così scontata, che quando l'ho ripreso in mano stamattina, il gioco intendo, non... lasciando stare il primo, è tipo legnoso senza avere tipo lo scatto, le ali, tutte quelle cose che ci rendono l'esplorazione molto più easy. Quindi... mi conviene andare di qua. Ho
col cazzo, eh. Vado l'artiglio di mantide, vado quello mi serve, quello mi serve. Quello mi serve, mannaggia la miseria. Sto parlando, per cortesia. Scusami, non volevo. No, di là. Dovrei mettere gli occhiali, effettivamente. Diciamo che quelle minore età sono molto perché non è esattamente, è vero. L'esplorazione è molto, molto più fastidiosa. Penso che in una sola run ho salvato, cioè ho fatto morire Zot. Tutte le altre volte l'ho salvato perché mi fa una pena quello, anche se mi stavo sul cazzo. Andiamo a destra, dai. No, no, non va bene così, non va bene così. Ecco, allora il problema adesso è... Dove vogliamo andare? Andiamo giù a questo punto. Tra l'altro giù c'è ancora il canyon nebbioso. E dobbiamo andare verso la città delle lacrime, perché la mappa del canyon nebbioso si prende molto più avanti. E quindi niente. Ma non per di qua. Oh, andiamo su. Poi la cosa bellissima di questo gioco è la combinazione degli aculei tra di loro. Ogni volta ne esce qualcosa di diverso. Ma guardate cosa c'è lì. Ops, perdonami. Giustamente. Ok. Certo, mi ricordavo perfettamente di questa cosa, vero? Non me la ricordavo questa cosa. Mannaggia la miseria. Io convinta mi sono buttata qua dentro. Sputa! Oddio santissimo. No, con calma. Ok, ora sì. Aspetta un attimo, per cortesia. Quanto è carino morto a terra. Ok, fatto, basta. Mi dai adesso qualcosa di bello? No, ovviamente no. Artiglio. Oh, eccolo qua, il carapace, lo sapevo. Cosa che però io non ho mai messo. Per esempio anche... quello di Un, non l'ho mai messi, che sono praticamente quegli amuleti che ti permettono di ricaricare la vita più facilmente quando sei durante una boss fight, ma che non ho mai fatto, mai messo, perché preferisco prendere danni ma avere degli amuleti più strong. Per esempio uno dei miei preferiti è quello, è lo scudo, bellissimo quello col fiore. Solo che si prende molto più avanti, purtroppo. Se siamo nelle basi di patrone di esplorazione, si può cavare fortemente l'elevatore e esplorare l'ignoto. Ah, ma i Metroidvania poi sono uno dei miei generi preferiti. E ora si va di completa esplorazione. Scusami, fratello, non voglio. Già fatto. Dove andiamo? Allora, in basso a sinistra non si può andare. Serve quel potere che si prende dentro la grotta dei cristalli. Quindi scendiamo giù. Oh! Che maleducato! Stavo grattando. Scusate, non è che voglio proprio uccidervi così brutalmente. Vi conviene andare di là? Sì, faccio prima. Ciao. Ok. Ah,
Ecco, queste sono fastidiosissime, soprattutto nel Colosseo dei Polli. Queste, mamma mia, c'era il terzo livello del Colosseo dei Soldi, dei Folli. Orribile! Che tu devi stare arrampicato sulle pareti e questi che ti vengono addosso. Ma vi prego, ma anche meno. Anche meno. Ottimo. Per l'amor di Dio, non mi esplodere in faccia. Io poi c'ho la fissa di colpire le pareti in questo gioco. Non si sa mai che sto perdendo qualcosa. Ok, possiamo scegliere adesso di andarcene a fare in culo. Andiamocene a fare in culo. Ah, qua si prende l'amuleto quello delle... delle spine. Ma non si può andare di qua, mi dispiace. Era normalissima sta cosa. Il salto più corto. Madonna santa. L'ho sempre odiato le spine. Perfetto. Meno del previsto. Ottimo. Queste sono fighe come... Cioè è un amuleto figo questo. Aspetta un attimo, ma... Allora. Sì. Allora, con calma. Devo ancora sconfiggere quello gigante. Ah, qua si può andare adesso. Però non così. Cavaliere, anche di meno. Basta, non si prende quello, abbiamo capito. Ma non esiste proprio, ma che è? Madonna, ma non si può andare adesso, serve quell'altro. Madonna santa, lo scatto quello caricato. Vabbè, raga, io non ce la faccio stasera. Scendiamo giù. Però se mi fai anche curare sarebbe il top. Invece no, eh. Mamma mia. E dovevo andare giù. Sì. Ok. Per cortesia. Scendi giù direttamente, va. Alla prima panchina, fionda sopra. Sta di qua a destra, infatti, la panchina. Ho anche il simbolo, vabbè. Allora, non posso mettere... Allora, questo mi è completamente inutile. Questo uno e questo uno. Ma facciamo così, allora, guarda. Per il momento, tanto per ora stiamo facendo esplorazione, quindi ci servono quanti più geo possibile. Dobbiamo prendere la lanterna. Sputa! Tennis. Ma tra l'altro è inutile pure prendere i geo, perché mi sto impegnando? Se me li portano loro... È inutile. Entra dai sentieri dimenticati per andare alle caverne fungine. Sì, sì. Voglio solo finire di esplorare qua. Tanto comunque devo fare il teletrasporto per andare a Pulveria.
Figurati. Vai, vai, vai. Qua non si può andare senza la lanterna e via, torna indietro. Proprio il caso. Se vuoi morirci, vai pure. Vado a mangiare, buon proseguimento. Ok, buon appetito. Buon appetito, picciolino. Picciolino. Sta qua. Eh sì, tanto ho salvato là, quindi. No, dall'altra parte. Mi pare che qui dentro ce ne stanno tre di quelli piccolini. Sì, però... Se mi fai anche... no, non riesce a colpire. Vabbè, fa niente. Su non si può andare, figurati. Datemi un po' di anima, amici miei. Amici. E poi va ammazzo, però vabbè, fa niente. Dettaglio. Trascurabile. Oh no, ma di qua è pressoché... inutile. Sì, ci sta questo. Brutta questa cosa dei geo che cadono giù, vero? Non è che abbiamo messo la tipo calamita. Di qua si potrebbe andare. Adesso incontriamo uno dei tre fratelli. Per l'amor di Dio. No, 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 no. E Dio. È sempre un'emozione sbagliare su questo gioco. Qua dovrebbe esserci la larghezza. No, è sopra, se non sbaglio. Sì. Eccola là. Con calma, con calma. Nessuno ci corre appresso, tranquillo. Ma figurati, quando vuoi... Non si può andare più avanti, vero? Si può andare avanti. Meno che però non si può andare avanti. Bello, devo tornare indietro. Ma che cosa magnifica. Con quale fiducia mi sono buttata giù? Quale? Questi tra l'altro prendono i danni solo dalla faccia, quindi. Qua però si può andare da sopra. Ma manco per il cazzo. Questa parte c'è preso in da morire davanti e indietro. Ma no. Stavo perdendo il passaggio. Oddio. Il passaggio. Ecco, bella domanda. Ci va sempre più giù. Manu Monte 91, grazie mille, grazie mille per l'host. Però anche meno, anche meno. Ah, quegli uccellini lì, quelli che scappano appena voi vi avvicinate, li dovete ammazzare, altrimenti il bestiario col cavolo che lo completate. E si va di sopra. Una parte brutta, sai qual è anche? Il canyon è nebbioso. Madre santa. Lì con lo scudo, quello a forma di fiore, cioè non si può proprio andare. Perché va bene che uccidi le medusine, ma che uccidi le meduse quelle enormi, quelle che ti rincorrono e ti... ti tolgono due maschere ogni volta. Tremendo.
Si va a salvare prima di scendere nelle profondità? Sopra. Però... ora devo andare giù, ti lascio l'osso. Buona... grazie mille, grazie mille. Io non sapevo dovessi comprare tutte quelle cose. Invece, attenzione, Austin Time. Grazie mille, davvero. Buona serata. Sì, andiamo giù. Tra l'altro, andando giù, andiamo direttamente verso la città delle lacrime. Ci buttiamo proprio a capofitto. Ovviamente dopo il canyon nebbioso. Ovviamente. Eh sì, eccolo qua, tete. Bello proprio. Attenzione a quello che toccate qui dentro. Di qua. La prima volta che sono entrata nel canyon nebbioso, io dicevo, beh, era ancora l'inizio del gioco, perché questo è ancora l'inizio del gioco. Tu dici, beh, e la mappa? Perché poi tu vedi che c'è Cornifer più avanti, perché a parte che lo senti parlare, eccolo appunto, parlare, cantare. Ma poi, vedi fogli per terra, ma non ci puoi andare perché devi usare praticamente il potenziamento dello scatto. Si trova più avanti. Sono coraggiosa, con calma, con calma, con calma. Non colpiamo niente, non tocchiamo niente, ve lo giuro, siamo qui solo per dare uno sguardo. Tanto la mappa col cavolo che si prende, non si va di qua, si va di qua. La mappa più avanti, non... senza alcun tipo di problema. E per l'amor di Chris Evans, Christopher. Ah, giustamente, che cazzo posso fare? Perché mi sto mettendo qua? Raga, dove mi sto mettendo? Perché lo sto facendo? Se non ci posso andare avanti poi. Te! Sigillo di nido sacro. Molte volte tu vai lì per il segreto sigillo di nido sacro. Ma porca puttana. Visto quelle maschere in più che ci servono. L'ignoranza. Ecco, di qua non si dovrebbe andare, però vabbè. Ormai ci stiamo. Perché di qua si va verso i giardini della regina. Mannaggia la miseria. Fatte chiuse e qua non ci puoi andare, quindi mi sono impelacata in cose che oh non si poteva risolvere. Vabbè, torniamo indietro a sto punto. Ah, le mantidi sono sicuramente uno dei boss più belli. Ci vuole la calma nel fare le cose, per cortesia, e l'eleganza. Perfetto. Mi è andata di culo stavolta, dai. Mm-hmm. Raga, ma si scivola perché c'è il muschio. C'è il muschio. Per l'amor di Dio, perché controllo sempre la mappa? Non c'è una mappa. Ah, di là c'è la banca. No, giusta la banca, non qua. No, qua si può andare solo con la lacrima di Esima. Giù c'è la banca, quella banca truffaldina. Qua no. Per l'amor di Dio. Eccola qua. Tranquillo, deposita qui tutti i soldi, tranquillo.
Così se muori poi non li perdi, anche se dovessi perdere l'anima, non ti preoccupare. Poi ci passi, vedi il cartone a terra, è lei che se n'è scappata. E dove la ritrovi? Alla città delle lacrime. Se non sbaglio nella casa dell'amore, praticamente c'è dove stanno le terme. Bella lì a fare il bagnetto, a fare la sauna. D'accordo, Buonasera Giulia. Ciao Lilmind! Sei riuscita a risolvere il problema alla fine? Salve caro, lo spunto di chiudere la via. Mi hai chiesto sì. Offro servizi bancari. Offro. Perdere Geo è terribile. E non è improbabile che accada se li porti sempre con te. Il mio cavò è molto più sicuro. In tutti i miei anni da banchiera non ho mai perso un solo Geo. Guarda, ma ci credo. Millibel. Magari stai pensando di aprirne un conto? Magari per avere un conto? No. Para, papa. Comunque, raga, fondamentalmente se gli dai i soldi, poi dopo dovete andare a prendere là sopra, colpirla, vi darà i soldi per 1 per 1,5, 1,5 per. Quindi praticamente vi dà i vostri soldi più gli interessi. Ma io non lo faccio per il semplice fatto che poi mi dimentico. Cioè, ho fatto una sola volta. Cioè no, l'ho fatto 2 volte. La prima volta sono rimasta malissimo e non li ho più trovati i soldi. Anche perché per andare in alcune stanze delle città delle lacrime servono delle chiavi particolari che potete ottenere solo sconfiggendo alcuni boss. Ma lì c'era Quirrell! Quirrell, amico mio! Personaggio bellissimo. Goa, nudo Elamec. Purtroppo no. Mannaggia. Tizio non ti ha risposto al ticket. Non è incredibile, proprio non mi aspettavo di trovare una gigantesca stazione di colorate oltre la nebbia. Gli insetti di Nidosago devono essere bellissimi per essere riusciti a costruire delle strutture imponenti tanto lontane. Queste terre selvagge. Sì, ogni volta che ti incontriamo è sempre per riposare. Ma qui in rileva non è che non fai niente dalla mattina alla sera. Raga, questo è bellissimo. Quanto è bello. Che poi si può andare là sopra. Si trova l'uovo rancido là sopra. Ovviamente con il doppio salto, con le ali di falena, l'artiglio delle mantidi. E lo vedi che mangia proprio. Willow. Sei venuto in cerca di delizie, mi sono imbattuto in un piccolo fungo unico che cresceva proprio sopra di noi. Il sapore è semplicemente divino. Mangia, mangia, per l'amor di Dio, non ti venga a disturbare. Salviamo. Ok. Si apri tutto. Però secondo me è un'idea perché non funziona. Secondo me, visto che ho fatto la prova gratuita di Amazon Prime, non mi fa abbonare ai canali Twitch. Secondo me è per questo. Ah, probabile. Probabile. Non so come funziona con la prova gratuita. Magari con la prova gratuita non ti danno la possibilità di abbonarti su Twitch. Molto probabile. Che peccato. Mi dispiace tanto. Au. Mi ha fatto male da sola. Qui serve l'artiglio perché si va sopra. E si va qua a trovare un pezzo delle maschere. Andiamo alla stazione della. Oh! Quirrell è scomparso. Vabbè, sì. Caverne fungine. Quindi siamo anche vicino. Vicini. Siamo vicini al regno delle mantidi, signori. Proti amori. Ok. E dobbiamo andare giù per la mappa. Madò, Cor, quanto sei bella. Dammi tutto quello che hai. Quindi aspetterò il mese prossimo. Va bene, va bene. Anche solo il fatto che segui le live per me va benissimo così. Ma devo andare sopra. Giulia, ma cosa fai? Allora, a destra c'è la città delle lacrime. Perché c'è la statua prima delle città delle lacrime. Giù invece sono le. C'è il regno delle mantidi. Le mantidi? Sì, le mantidi sono le uniche, cioè gli unici insetti che non sono stati toccati dall'infezione. Proprio perché sono degli insetti nobili, creature nobili. Hanno una mente incorruttibile. Almeno così diceva
la descrizione. Però tu devi scendere. Perché se non scendi, io come ti colpisco? Cioè, vienimi anche incontro. Bravo. Questo poi esplode. Ah no, più avanti esplode, non adesso. Questo esplode, appunto. Oddio. Sì, è morto. Ragazzi, io vado. Bye bye. Grazie mille per essere stato qui, per la tua compagnia, per il ride e tutto quanto. Grazie. E buona serata. Devi. Devi salire. Vabbè, andiamo direttamente di là. Poi si vede. Sì. Ecco, questi posi sparano cose brutte. Ah, e qua ci sarà l'albero poi dopo. Ok. Per potenziare la cura dei sogni. Tutto a posto. Si può andare, infatti è il coso delle manti di là sopra. Mi dispiace, amico mio. Qua stanno tutti i punti, stanno comunque. Sono belli. Fanno dei versi fantastici. Uccidete tutto quello che vi spari davanti. Per il bestiario questo ed altro. Oh, però non così. E basta. E poi quelli piccolini non vi attaccano nemmeno. Però uccideteli lo stesso. Ecco appunto. Aperto. Ti prendiamo sopra. E vediamo un attimo. Mhm. Non ho paura. No, che cazzo ho fatto? Quello ancora non si è svegliato. Battere questa terra, non ce la faccio. È troppo puccioso. Io no però. Io sono deficiente. Devo ricaricare la vita però, effettivamente. Cavolo amuleto. E qui c'è uno che vi dà degli amuleti. Sono tre gli amuleti che ci danno questo praticamente. E sono quelli provvisori, sono quelli delicati. Ma io li ho presi verso la fine, perché poi per renderli amuleti indistruttibili servono tantissimi geo, tipo 12.000, 24.000, e non conviene. All'inizio almeno non conviene, conviene farlo alla fine, perché poi si rendono indistruttibili nella tenda di Grimm. C'è la tenda accanto di quella di Grimm, dove c'è... quella tipa che si mangia gli amuleti e li caga indistruttibili. Personaggio interessante. Ma sì, andiamo per di qua. Si può sempre andare giù tanto. Non mi voglio. Io mi sono fermata esplorando quest'area. Perché? Cioè, tu praticamente. Cioè, tu hai detto che avevi quasi finito il gioco. Ma stai scherzando? Questo è l'inizio del gioco. Come cacchio fai? Qua si chiude di nuovo adesso. Ah no, già si è chiuso, vabbè. E questo sì, già l'abbiamo fatto. Maledetta bastarda. Via, sorgente.
mare frulla tutto, che bello. Pensa a starci lì sottoterra. Che bello proprio. Ok. Ops. Ho sbagliato. Devo vedere di qua. Sì. Si rompe il pavimento qua, infatti. Non ce l'ho. Lo schianto ancora non ce l'ho. Mannaggia. Ora scendiamo sempre più giù, senza morire, senza morire. Madonna santa che... Andiamo a salvare di nuovo. Fondamentale stare sulle panchine, perché altrimenti ogni volta pigli e torni indietro. Non mi sembra proprio il caso. Quante volte ci sono morta nel recuperare la mia anima? Uff! Le prime volte tantissime. E quanti geo persi. Non ricordo averlo detto, ma comunque vedendo ti ho capito che il gioco ti semplifica molto l'esplorazione. Ti semplifica l'esplorazione. What? Beh, ti semplifica l'esplorazione fino a un certo punto, secondo me. Da punti di vista, poi, ovviamente. Se la smettessi di prendere gli schiaffi da sto fungo del cavolo. Scusami. Ma anche meno? Non ricordavo che Hollow Knight fosse così. Bello. Per l'amor di Dio. Via. E qua bisogna correre. Perché sti cose ci esplodono in faccia. Ci fanno molto male. Io vado, buona serata e buona live. Grazie mille, Mine. Tela. Incontriamo qui Tela, oh mio Dio. E Tela può avere due diversi sviluppi come personaggio. Può morire, può sopravvivere. Già. Ce l'andiamo a salvare, poi dopo ci aiuterà anche con il fratello delle mantidi. Quanto è bella. E lì muore. Muore sconfitto dal fratello delle mantidi. Se non la salviamo poi dopo lì, ma la salviamo dopo aver fatto il fratello delle mantidi, lei sopravvive. Poi quello che dico è in base a quello che sto vedendo. Ah, ok, vabbè. Beh, sei nella buona strada. Una persona che comunque mi ha parlato. Io sono i bellicosi, non vedo l'ora di battermi sul serio. Sei sicura, Tela? Ci incontreremo di nuovo, non ti preoccupare, infatti. Bellissima Tela. Un bacio a Tela. Di lavoro possiamo andare. Qua con la voce dei sogni si può fare. Dobbiamo sconfiggere il tipo che sta qua. C'è una tomba. Noi ricordiamo l'antico. Eh sì. E ricordatelo l'antico. L'hai fatto... lo hai fatto... Lo fai tanto facile il gioco. No, non è vero. Non lo faccio facile. Cioè sì. Ah, perché ci gioco un sacco di volte, è normalissimo. Ecco, magari se... È come un gioco che tu hai giocato tante volte, non lo so. Non lo so, qual è un gioco che hai giocato tante volte tu? Cioè io non so quale sia il tuo gioco preferito, per esempio. Grazie. Oh.
Hornet, madonna, così all'improvviso, no, mi fa venire un colpo al cuore. Mannaggia la miseria. Il passaggio verso la città delle lacrime. Ma tanto Hornet molto dice che non, cioè, non ce lo dice Hornet. Non possiamo praticamente passare, serve l'archivio delle manti, per arrampicarci. Qui termina la via del pellegrino, il cuore di Nido Sacro si apre davanti a voi. Proseguite per condividere la sua gloria. Senza l'attivo delle matiche non condividiamo proprio niente. Sì, dopo poi è un automatico, oh, assolutamente. La zona delle mantidi è bella fastidiosina, eh. Che palle. Scusate, mi escono così all'improvviso queste cose. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Il villaggio delle mantidi si sta tra poco. Più giù, anzi, più giù. Già qui, per esempio, ancora non c'è nessuna mantide. Mantide. Ecco, questa roba dei funghi io l'ho sempre odiata. Ok. Uff. Assapà. Così ci buttiamo giù. Vabbè, sì. Così come siamo saliti una volta, saliamo su la seconda, la terza e la quarta volta. Vedi? Sei libero, amico mio. Di qua, così almeno abbiamo altri di sesame. Di là già sono stata, sì, a voglia. La voglia a te, ma non sono scesa giù. Anzi, no, sono scesa giù, c'era il canyon nebbioso, ma non si può fare nulla senza mappa. Oh, lì c'è già la prima mantide a destra. E la cosa bella è che le mantidi, dopo che tu hai sconfitto le signori delle mantidi, le tre sorelle, loro non ti attaccheranno più, si inchineranno. Solo che prima fanno un sacco di danno. Bastarde. Mica poco. Voglio vedere le matite adesso come le facciamo bene. Ok. Siamo in un posto dove non c'è linea, non abbiamo la mappa. Benvenuti, che i nostri artigli possano darvi una fine rapida. Benvenuti. Certo, benvenuti, un par di palle, però va bene, grazie. Ok. Cerchiamo di stare sempre full vita. Pure pochi amuleti, madonna che palle. Non mi ricordo qua dove sta la panchina, però mi pare in basso. Cioè in basso a destra. Ma se posso evitare di rompere le palle a una povera mantide che è tanto carina, pucciosa. Pucciosa soprattutto. Te,
panchina. Puttana. Scusami. Eccola qua. Eccola qua, eccola qua. E lì c'è Bretta, quella che dovremmo salvare in teoria. Piccola Bretta. Non possiamo salvare senza l'artiglio, quindi cazzo. Lì sono le idrovie reali. Maestro dello scatto, questo ci tornerà utile, ma anche no, diciamo. Però, porca miseria, porca di quella miseria. Ok. Mi vado a mettere cena, se non scrivo sai perché. Va bene. Ti salveremo, Bretta, tieni duro. Tieni duro, Bretta. Oh mio Dio, Bretta. Non fare così, non ti lascerò andare, Bretta. Mi prude il braccio, Bretta. Secondino, secondino. Già passata un'ora, Madonna santa. Più deficiente, posso dirlo. Una cosa è scendere, una cosa è salire. Con calma. No. Scenderà giù? Sì. Scendi giù. Il problema ora è qua. Non c'è una panchina, mi pare, qua. Cioè, quella era l'ultima panchina prima delle mantidi. E qua dovrebbe esserci qui il relamo, non c'è. Non adesso, almeno. No, non adesso. Tra poco troviamo l'artiglio delle mantidi e chi desse. Sì, così possiamo andare anche qua sopra. Sta a sinistra. Ok. Non ti avevo visto, complimenti. Proprio nascosta perfettamente. Non so cosa si sia aperto, ma penso di qua. Sì, di qua. Ok, l'artiglio sta là. Ma ce l'andiamo a prendere. Anche perché c'è anche la... tipo... la zona di tutti gli artigli. Sono tutti artigli disegnati, quindi. Prende. Quanto è bello l'artiglio. Ops. E già questo è un ottimo potenziamento. In teoria potremmo già fare un backtracking. Il primo. La tregua persiste, la veglia perdura, le bestie sono tenute alla larga. Vabbè sì, perché sono molto altezzose le cose, le mantidi.
Una porta se devo aprire. Ok. E infatti si è aperta giù. Andiamo su. Di nuovo alle caverne fungine. Ah, il diario del viaggiatore, ok. Tutta roba che si vende, sono tutti oggetti vendibili. Un po' di esplorazione. Qua servono le ali. Io direi di andare a salvare Bretta a questo punto. Ci conviene. Salviamo Bretta e poi dopo andiamo a vedere con le manti di cosa fare. Cioè cosa fare. Ma in realtà per andare da Bretta dobbiamo farci tutto il giro, quindi vabbè, ce le salviamo dopo le... le salviamo dopo Bretta, raga. Ok. Quella. Si deve fare per forza per attivare tutte le porte. Altrimenti non possiamo andare avanti. Calma, però li voglio quei geo, quindi per non ricevere il rinculo dell'aculio basta puntare verso l'alto, così non vi dà nessun tipo di rinculo. Raga, ma che cacchio stavo a pensare? Se invece faccio così mi spinge indietro, non conviene. Bisogna andare per forza. Sì, bisogna andare per forza. Molto male. Facciamo di qua. Vediamo se per lui. Eccoci qua. Ci siamo. Kika. Devi aspettare un attimo. Piccolo trucchetto per le mantidi. Ecco qua. Due vite extra, così, buttate lì. Tu dove pensi di andare, perdonami. Ah, ecco. Raga. Io ci muoio sempre le macchine. Il problema è che dopo ne sono due a fare questo. No, due. Dopo, ne fanno due contemporaneamente. Ah, come ti sei permessa? Fammi dove conservare l'anima effettivamente. Perché quelle là faranno molto più male, perché saranno in due e saranno coordinate. Magari fossero coordinate, così almeno uno si organizza meglio con gli attacchi. Quando muori, scusami. Chiedo così. Ah, ecco. Ok, ora stai giocando Dory.
Raga, stavo leggendo la chat. Per favore, signorine. ciao Shi, buonasera. Opla. Fermi. Con calma, questo posto va fatto con molta calma. Molta calma. Se poi mi agito anche peggio. Ok. Come cacchio ho fatto a prendere? Vabbè, dai, non facciamoci domande. Vi consiglio di curarvi durante il secondo attacco. Così almeno vi abbassate e non prendete il danno. Ma che tutorial, ragazzi! Che ho preso il danno l'unica volta in cui l'ho detto. Ma stiamo scherzando? Ma veramente, vabbè dai. Ci rinuncio a spiegare le cose. Vai, abbassati. Ma fanno sempre la stessa cosa. Io mi ricordavo che ti saltavano proprio addosso. Vabbè, finché è così. Ecco, appunto, devi centrare proprio il centro esatto. Centro. Era centro. Raga, perché mi sono lanciata veramente? Che stupida che sono stata. Tanto mi devo solo curare per adesso. Centro. Ma ha preso comunque. Ma che cazzo. Vabbè, io non ho parole. Non mi curo più, ho capito. Oh, ma che. Perché colpisce di lato? Cioè, si è girato il cavaliere. Ma perché? Fanno altro. O si sono buggate, raga, perché è strano, di solito non fanno solo questo, vi giuro. Raga, non fanno solo questo. Ma che cazzo? Sono buggatissimi, secondo me. Ok. Una è andata. Ok, finito. Mamma mia, che ci è voluto? Io lo so, posso uno dei miei preferiti, la tira davanti nel bando che toglie due vite e poesia. Uff! Manco a dirlo, si sono buggati, comunque fanno sempre la stessa cosa. Non fanno mai attacchi orizzontali, è vero, di solito li fanno. Per questo dicevo, ma che cazzo è successo? Mi hai aperto la strada, quindi io esco. Poi rientro e ti inchini. Non vi preoccupate, grazie, grazie. L'ho fatto per voi, no? Questo è brutto. Questo, tra poco entriamo nel regno di Erra, la bestia. Nido scuro, madonna. Ma io non ci voglio andare a nido scuro, raga. Anche perché a un certo punto manco si potrà andare più di tanto avanti. A parte che voglio salvare, come si chiama? Voglio salvare Bretta. Assolutamente sì. Prima di andare a Nido Scuro, tra l'altro, perché mi pare che tra poco a Nido Scuro incontreremo di nuovo Zotti il Potente, che dovremo salvare di nuovo. In quel caso Bretta si innamorerà di Zotto. Adesso si dovrà innamorare di noi. Ti costringo a innamorarti di me, Bretta. I matti di manco ci attaccano più. Ma dove, è stata una cosa così bella la prima volta quando l'ho scoperto che quelli non mi attaccavano più. Ho detto grazie, non mi preoccupare. Emozionante. E ora questa ci fa passare. Ci fa passare. Però prima di tutto Bretta. Vabbè, andiamo di qua, la incontriamo Bretta.
Questa qui, se tu passavi senza aver sconfitto le mantidi, che faceva? Abbassava la leccia, tirava la leva e quasi sbarrava il passaggio. È un piacere. Sigillo. Madonna santa. Seguite sempre il sentiero. Per di qua il sentiero, ok. Sì, vabbè, altra roba che... Ah, è vero, questo è quello delle... Questo mi pare che aumenta la portata dell'aculeo, quindi è fortissimo. Pausa. Adesso torniamo indietro. È stato molto più facile adesso fare le mantidi, che fanno sempre lo stesso attacco. Più che altro per curarsi, perché è difficile trovare il centro esatto dei due loro attacchi. E sì, andiamo a salvare Bretta. Qui non si è fatto proprio vedere, perché più che altro non siamo mai morti in questa zona. Se tu muori, respawni sulla panchina, poi lo trovi. Pure passargli vicino, guarda quanto è carina. Ok, io direi di questo vale 2, mi pare, se non sbaglio. Ah, 3 addirittura, cazzo. Questa è la portata, però. Sì, allora via questo. Via questo. E mettiamo la portata aumentata, dai. È fondamentale. Oh, che bella. Oh, capisco. Bretta. Siamo qui, amore mio. Siamo qui. Per salvarti. Non piangere. Siamo qui, Bretta. Aspetta. Aspetta che vengo a prendere Bretta. Però... Maledetto. Raga. Ok. Ah, giustamente devo raccoglierli io e già ho tolto l'amuleto. No. Mi sembra strano che non si salvi adesso, Bretta, perché ci sono riuscita, se non sbaglio. Madonna, sa che cazzo. Brava, tutto a posto. Cioè, io soffro. Soffro. Bellissima sta cosa. Bretta. Bretta. Bretta, no, non fare così. Ti prego, non abbandonarmi. Siamo qui per te, Bretta. Consiglio quelle. No, vabbè, ti prego, no. Il tuo volto, sei così, così. Oh, sono desolata. Mi sono persa. Non so come sono finita quassù. Ma tu sei venuta a salvare me, Bretta, ragazza che tutti ignorano. Io sono Bretta, ragazzi. Io sono Bretta. Scusa, quando ti guardo riesco a sento a... Non riesco a credere che tu sia passato per salvare me. Non te l'hai mai pensato qualcuno. Scusami, cioè, grazie. Ecco, meglio che vada, cioè, che torni al villato. Cioè, devo tornare a casa. Oddio, è imbarazzatissimo. Io sono così quando incontro Hornet. Ma che cazzo è successo? Mo qua il teletrasporto non c'è. Questo è un grave problema. Problemissimo. Scordatevi che quando fate i boss tutti i nemici, cioè quando fate i boss, poi i nemici di quella zona non vi attaccano più. È una cosa che fanno solo le mantidi, perché le mantidi sono corrette. Sono eleganti, sono rispettose.
Vabbè, non mi viene in mente nulla perché. Cioè, anzi, lo tolgo proprio quello perché. Mi manda in ansia molte volte, non so cosa dire. E si vola. Al primo teletrasporto ce ne andiamo a Fanculle. Ma qua già ci siamo stati. Ma dobbiamo andare di là. Di là un par di palle. Non si va qua. E quindi saliamo ancora di più. Torniamo alle caverne fungine. Ok. Tra l'altro sopra si trovano le ali di falena. Da falena. Quindi sopra, sì. Oddio, in realtà no. In realtà no. Dobbiamo andare verso la città delle lacrime, dove ci ha lasciato Hornet. Hornet, perché mi hai abbandonato? Posso cambiare Hornet, ve lo giuro. E ora abbiamo l'artiglio. Abbiamo l'artiglio e tanta voglia di morire. Mi dissocio, mi dissocio. Perché mi avete presa? Ah! Per aiutare tutti i viaggiatori nell'impresa. E una è fatta, dall'altra parte me lo sbucchiamo più avanti, non ti preoccupare. Sì, è troppo facile. Ci sono andata proprio in faccia. Sapete che significa in faccia? Di prepotenza, ecco. Qua si mette il sigillo. Lo stemma cittadino, che sigillo? Poi si richiude. Esattamente. E quindi tu che puoi fare? Puoi fare il giro dall'alto. Perché qua c'è una scorciatoia. Ed è quello schianto però si rompe. Cosa che non abbiamo per il momento. Dovremmo acquisire più avanti. Questi che ti esplodono in faccia. Mannaggia la miseria. Oh! E che cacchio sei tu? Oh! Ma che maleducazione! Giustamente, chiedo scusa. No, non si può andare. Però mi servirebbe andare lì. Tra poco incontriamo anche quello che ci potenzia la Puglia, però serve il minerale terrero. Che cazzo urla quello? Mi ha fatto prendere un colpo. Eh sì. E kamikaze. Ma io lo chiamo uccello kamikaze. Insetto kamikaze. Infatti qua è stata la maschera poi dopo. E mi dispiace. È caduto giù. Nei miei angoli. Mi sono scontrati gli aculei. Che cosa bellissima. Eccola la città delle lacrime. Che in realtà non è che piova qui. Come ho detto stamattina, è il lago che sta sopra che perde. Oh, no, 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 ho sbagliato. Le grandi porti, raga, non so leggere più. Le grandi porti sono state sprangate, nessuno entrerà, nessuno uscirà. No.
Volevo provare a fare una cosa, ossia salire al di sopra, ma ne dubito che si possa fare una cosa del genere. Dovrei fare tipo così. Se c'è qualche segreto, ma non c'è il segreto. Cadè? No. Vado di fretta, non posso combattere. Eccolo qui, Ravi. Salute ancora. Quanti sono? 35. Tra poco chiudiamo, dai. Fatto. Ok. Sono anche quelli volatili, poi certo. I volanti. Qua c'è quello che ti potenzia la cuoio. In quest'acqua tra l'altro si può andare, quindi state tranquilli, qui potete buttarvi e fare il bagnetto. Non so quanto vi convenga. Sarebbe tipo uno stagno. Eccolo qua, il tipo dell'aculio. Che bello. Dendasu. Ah, Ranjo Stenja. Ho bisogno di qualcun altro. Cioè, vabbè, appena trovato, non sono neanche che nome, bisogna arrivare a quella che ho incontrato giusto. Toguna si... Sì. Sì. Assolutamente. Dobbiamo fare più danni possibili. È uno stato pietoso. Infatti quando si va nel menu, non l'ho fatto vedere, però penso che all'inizio si è visto. Quando tu vai qui, c'era l'immagine della culia che era rovinato. Adesso è a posto. E si può perfezionare ancora, solo che serve il minerale. Terreo. Ecco, con un solo attacco lo ammazziamo quello adesso. Poesia. Sopra si può andare con delle ali. Che non ho! Niente ali. Niente esplorazione. Andiamo a salvare, andiamo da Quirrell. Ma no, dubito che ci sia ancora Quirrell in realtà. È finito. C'è ancora, ok. E salviamo. Sì, va bene così. Cicalino. Cicalina madre. Tic tic. Ma che cazzo di nome mi hanno dato in italiano? Relitto errante. Ma no. Brutti. Ciao Ether, buonasera. E i consigli culinari li ho finiti oggi durante la live. Comunque ragazzi, io stacco, è stato bello, oggi ho fatto tutto poco più di 3 ore, tra mattina e sera, ma è giusto così. Poi questo fine settimana non si farà live, ci sarà riposo, al massimo ci sarà una reaction se ci sarà, ma altrimenti. L'ultimo me lo puoi fare. L'ultimo te lo posso fare. Volete ottenere un'ottima besciamella fatta in casa? Sì, Giulia, vogliamo ottenere un'ottima besciamella. Tra l'altro dopo la domani in casa la besciamella. Aggiungete noce moscata e pepe nero. Mi ha chiesto uno anche io prima. Miniatura. Non fa niente, raga. Tanto devo pure staccare. Quindi figuratevi. Te, me la metto la miniatura. Oh, madonna che faccio brutto. Così approfittarsene. Comunque ragazzi, grazie mille, grazie anche per il raid, per l'abbonamento che ha fatto Federico oggi. Ci vediamo lunedì.
Non so se ci sono la mattina, penso di no, penso ci sarò direttamente la sera. Quindi, buona serata a tutti, grazie mille a tutti. E ci vediamo lunedì con a Plague Tale. Portiamo Plague Tale? Sì. Buon weekend a tutti e buona serata. Un bacio. Ciao ragazzi. È un piacere. Ciao ragazzi, alla prossima.